Buongiorno a tutte, benvenute a questo incontro, a questo webinar sulla certificazione della parità di genere, le agevolazioni per le piccole e medie imprese. Sono Barbara Barbon, la presidente del Comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Treviso e Belluno e oggi ho l'onore di accogliervi e di moderare questo importante incontro. Vi presento le nostre relatrici, vi do una piccola panoramica di quello che è il nostro incontro di oggi. Comincerà la dottoressa Valentina Montesarchio, che è il direttore operativo di Union Camere del Veneto, porterà lei i saluti introduttivi per il servizio camerale. E a seguire la dottoressa Marilisa Labia, responsabile dell'area assistenza tecnica per la pubblica amministrazione di Sicamera. Ci parlerà di quello che è l'impegno della Camera per la parità di genere, quindi quali sono i lavori allo stato di fatto per la certificazione della parità di genere. A seguire la dottoressa Maria Valeria Pennisi, dirigente d'Intec, che invece ci farà una panoramica di quelli che sono gli incentivi nazionali sulla certificazione della parità di genere. Abbiamo previsto anche un momento di testimonianze imprenditoriali e un momento di dibattito. Per questo, tra le altre cose, prima di cominciare a dare la parola alle nostre relatrici, volevo introdurvi proprio due regole che ci siamo dati per seguire questo webinar. Allora, innanzitutto vi ricordo che il webinar è registrato e vi chiederò io di silenziare i vostri microfoni perché non l'abbiamo fatto a monte volutamente. Perché quando ci sarà il momento delle testimonianze e del dibattito, abbiamo piacere che ci sia un'interazione proprio più reale, più attiva. Per cui coloro che vorranno prendere la parola, basterà che aprano il microfono e chiedano appunto di avere la parola e noi daremo loro la parola. Proviamo in questo modo. Cercando di non fare pasticci, eventualmente sarà mia cura poi indirizzarvi. Possiamo usare anche le chat, quindi voi potete utilizzare le chat dove potete porre i vostri quesiti, le vostre domande. Se non riusciremo ad onorarle tutte, comunque poi vi daremo anche gli estremi ai quali vi potete rivolgere, o meglio, le dottoresse vi daranno le mail, le indicazioni specifiche alle quali potete indirizzare le vostre domande e alle quali poi noi garantiremo anche una risposta. Non faremo nomi delle persone che scriveranno in chat per una questione proprio di privacy, quindi quando vi verrà dato nome, vi verrà dato parola e non verrà fatto il vostro nome. Ringrazio tutti per essere presenti oggi e comincio subito dando la parola alla dottoressa Montesarchio. Grazie, Presidente. Buonasera a tutti e a tutte e vi porto il saluto del nostro Presidente Mario Pozza, Camere del Veneto e anche della Camera di Commercio di Treviso Belluno e ringrazio tutte le relatrici di oggi, appunto la Presidente Barbone e tutte le Camere di Commercio del Veneto con le quali, collaborazione con le quali è organizzato questo momento. Sotto l'egida naturalmente supporto fondamentale di Unione Camere Nazionale e di tutto il sistema. È un incontro che vede anche la partecipazione delle colleghi, colleghe delle Camere di Commercio del Triveneto. Noi a livello appunto nord-est abbiamo un coordinamento su tutti i temi di lavoro e quindi mi fa piacere salutare anche le Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia, delle province di Trento e Bolzano che partecipano perché è proprio una dimostrazione del nostro senso di sistema qui particolarmente forte. Le nostre Camere di Commercio, noi come Union Camere, siamo mosse fin da subito, fin da quando Union Camere Italiana ha stipulato con il Dipartimento per le pari opportunità del Ministero, il protocollo, ci siamo subito attivati per offrire delle opportunità di conoscenza, informazione, disseminazione alle nostre imprese, perché riteniamo che
il ruolo qualificante e il webinar di oggi è la prova provata, la testimonianza concreta, il ruolo qualificante delle nostre Camere di Commercio sia proprio quello di essere al fianco delle imprese e fare da punto di cerniera e di snodo tra le politiche nazionali e le politiche regionali e la realtà appunto del nostro tessuto imprenditoriale, economico, ma anche sociale. Quindi il nostro compito è proprio quello di saper interpretare le politiche calandole, mettendole a terra in base alle esigenze concrete delle imprese. Questo incontro fa parte del percorso che poi le colleghe vi illustreranno, che Unicamere sta svolgendo appunto a supporto come soggetto attuatore del Dipartimento per le Pari Opportunità ed è un incontro che si inserisce poi in un calendario che si sta svolgendo a livello nazionale, ma che appunto vuole presentare alle imprese questa misura del PNRR. Che è una misura, mi piace sottolinearlo, trasversale. Il sistema della certificazione, poi verrà detto meglio, è stato introdotto con una legge del 2021, ha naturalmente l'obiettivo di conseguire una maggiore inclusione delle donne nel mercato del lavoro e una crescita anche nella qualità del lavoro delle donne, ma è evidente che attraverso questo si consegue, questo lo dicono le testimonianze delle imprese che sono già certificate, una maggiore competitività delle imprese stesse e una maggiore coesione sociale e territoriale. Ecco perché, ripeto, sottolineo la trasversalità di questa misura, o meglio, delle politiche per le donne che sono insieme a quelle per i giovani e alla riduzione del divario di cittadinanza, appunto, degli assi trasversali nell'attuazione del PNRR. Le nostre camere di commercio, a supporto poi di questo accordo stipulato da Unicamere, sono sul territorio per svolgere ulteriormente questa attività che è un'attività soprattutto di diffusione di una cultura, quindi di un modo di approcciare l'attività di impresa e ripeto, lo facciamo in tutti gli ambiti nei quali affianchiamo il sistema imprenditoriale, quindi penso anche ai servizi nuova impresa, penso all'orientamento al mondo del lavoro e alle professioni, ripeto, in tutti i nostri ambiti di lavoro. Quindi io vi auguro buon lavoro per questo webinar e insieme alle colleghe e alla Presidente Barbon naturalmente siamo qui per eventuali poi esigenze di chiarimento o approfondimento. Grazie. Grazie a lei, dottoressa Montesarchio. Quindi la Camera di Commercio è veramente la casa delle nostre aziende, dove le aziende possono trovare veramente sostegno, informazione e accompagnamento. Grazie infinite. Do la parola adesso alla dottoressa Marilisa, la quale ci porterà appunto nell'impegno del sistema camerale per la parità di genere. Prego, dottoressa. Grazie, grazie, un saluto anche da parte mia a chi ci sta ascoltando. Grazie a tutti i colleghi di Unioncamere Veneto, i nostri colleghi camerali, ma anche ai comitati, ai CIF, ai comitati per l'imprenditorialità femminile, comitati tutti che, insomma, in qualche considerazione che farò da qui a breve, insomma, hanno avuto e hanno un ruolo importante anche in questa partita. Allora, io prenderò, insomma, qualche minuto davvero solo per sviluppare alcune considerazioni, peraltro, insomma, molto in linea con quello che la dottoressa Montesarchio ha anticipato, perché di fatto, insomma, ha toccato tanti temi che sono, diciamo, alla base del lavoro di cui andiamo a parlare oggi. Allora, intanto sono Marilina Labbia, sono
un dirigente di Siccamera. Siccamera è una delle due società in-house insieme a Dintec che supportano Unione Camere Nazionale in questo, devo dire, importante e faticoso impegno che ci vede protagoniste ormai da un anno e che in questi giorni vive davvero un momento di grande vivacità. Allora, il tema della parità di genere è inutile che mi soffermi più di tanto, è un tema ormai diventato di attualità, direi ormai finalmente forse diventato di grande attualità, è entrato fortemente nell'agenda politica e è un tema che trova, come chi mi ha preceduto sottolineava, le sue radici all'interno del PNRR. All'interno della misura 5 viene introdotta proprio la definizione di un sistema nazionale di certificazione della parità di genere finalizzato ad accompagnare e incentivare le imprese ad adottare delle policy adeguate per ridurre il gap di genere, soprattutto in alcune dimensioni, che incidono fortemente sulla qualità del lavoro. Come si diceva, è una missione trasversale, quindi di fondamentale importanza e a servizio di tutte le altre missioni, e per dare corpo e contenuto a quello che questa missione prevedeva con una legge, la 162 del 2021, è stato introdotto nel nostro sistema, la certificazione della parità di genere. Devo dire, l'introduzione di un sistema del genere porta anche molto all'avanguardia il nostro paese rispetto a queste tematiche. Quindi è una sfida che dobbiamo saper accogliere in pieno, è una sfida che mi permetto di dire dobbiamo in qualche modo vincere. Con questa legge, quindi la 162, che di fatto viene poi dopo l'introduzione del codice sulle pari opportunità, perché di fatto la 162 altro non è che lo sviluppo di quello che già il codice per le pari opportunità aveva introdotto nel 98. Con questa legge in qualche modo si vogliono rimarcare fortemente alcuni concetti e il legislatore interviene proprio in materia di pari opportunità sul luogo di lavoro al fine di rafforzare tutte quelle tutele che già il codice delle pari opportunità aveva introdotto, ma anche per contrastare il divario salariale tra uomini e donne nel mercato del lavoro. E lo fa essenzialmente attraverso due strumenti. Da una parte, inasprendo l'apparato sanzionatorio in tema di discriminazioni di genere e proprio rafforzando la trasparenza riguardo alle retribuzioni e l'inquadramento contrattuale dei dipendenti uomini e donne. E dall'altro, ed è questo l'aspetto anche più originale e più innovativo, introducendo un approccio premiale, direi inedito, con l'introduzione della certificazione che è volta proprio a attestare le misure che le imprese adottano per rimuovere quelle che sono le disparità di genere e il cui possesso darà poi accesso anche a degli importanti sgravi contributivi. Quindi, da una parte si sanziona chi non si comporta come dovrebbe, dall'altra si premia chi vede nella certificazione della parità di genere uno strumento utile, opportuno e vantaggioso per raggiungere degli obiettivi. Perché il sistema camerale parla di questo e perché si trova, diciamo, interessato a questa partita? Beh, un po' lo diceva la collega poco fa, innanzitutto per il ruolo che da sempre hanno svolto le camere di commercio, quel ruolo di cerniera con il mondo produttivo. Quindi la vicinanza al sistema imprenditoriale, il saperne leggere con attenzione esigenze, fabbisogni e tradurli anche in interventi in risposta a queste esigenze stesse.
E dall'altro perché, devo dire, sono ormai 30 anni che il sistema delle camere di commercio si occupa di questi temi, si occupa di imprenditorialità femminile, lo fa attraverso le camere e lo fa, come dicevo, attraverso la rete dei comitati per l'imprenditorialità femminile che costituiscono un modello del tutto originale, un unicum anche nel panorama europeo. In forza di, diciamo, questi elementi, devo dire, importantissimi, il Dipartimento per le Pari Opportunità, che è il soggetto titolare della misura che afferisce alla certificazione della parità di genere, ha individuato nell'Unione Camere e con l'Unione Camere, il sistema delle camere di commercio, il soggetto che meglio di altri potesse supportarlo nello sviluppo di questa azione e soprattutto nello sfidante raggiungimento degli obiettivi che sono indicati in quella misura. E dico meglio, l'impegno che l'Unione Camere ha sottoscritto in un accordo con il Dipartimento delle Pari Opportunità, accordo di un anno fa, era settembre del 2022, e che però trova, come dicevo, in questi mesi la piena operatività, vede proprio come obiettivi da raggiungere entro il 2026, che è l'arco temporale in cui questa misura si sviluppa, da una parte il conseguimento della certificazione della parità di genere da parte di 800 imprese, di cui 450 PMI, e dall'altro il raggiungimento della certificazione, quindi l'ottenimento della certificazione da parte di 1000 imprese che sono state accompagnate, quindi attraverso un processo di affiancamento e assistenza tecnica, all'introduzione del sistema stesso. Una sfida impegnativa, devo dire che ci lascia in qualche modo adesso ben sperare se si guarda ai risultati che ad oggi già sono conseguiti. Pensate che sono oltre 800 le imprese che ad oggi, a prescindere dall'utilizzo dei contributi che la misura mette a disposizione delle imprese, hanno già ottenuto la certificazione della parità di genere, quindi significa che un interesse c'è, un qualche movimento si sta notando, e devo dire ci rincuora anche qualche testimonianza che ci arriva dalle imprese che la certificazione hanno già introdotto, che hanno in qualche modo visto nell'introduzione di questo strumento una modalità sia per far crescere la reputazione aziendale, quindi l'immagine dell'azienda, ma sia come anche un'occasione di, se volete, innovazione organizzativa, quindi uno strumento in qualche modo per mettere, se volete, mi permetto di dire, in ordine anche ciò che all'interno dell'azienda spesso viene fatto, ma di cui più difficilmente se ne documenta e si lascia traccia di quelle che sono attività e obiettivi conseguiti. L'Unione Camere in questo momento, come dicevo, è impegnata da una parte nella realizzazione di un'azione capillare di promozione e diffusione di queste tematiche e in particolare dei contenuti specifici dell'avviso di cui vi sarà raccontato da qui a brevissimo, e questo lo stiamo facendo veramente toccando tutti i territori, e dall'altro invece garantendo proprio un supporto qualificato nella gestione della misura, quindi degli incentivi alle imprese. Soltanto alcune considerazioni prima di passare la parola alla collega. Allora, da una parte mi piace sempre sottolineare il fatto che la misura di cui vi racconteremo è una misura
che non è destinata solo alle imprese femminili, quindi è una misura di introduzione del sistema della parità, della certificazione della parità di genere, tocca e deve interessare tutte le imprese, non esclusivamente le imprese femminili. Dall'altro è pur vero che è una misura che mira a supportare soprattutto quelle di dimensioni minori, sono escluse diciamo, dal poter usufruire delle disponibilità economiche che l'avviso mette a disposizione le imprese di maggiori dimensioni. Ma questo, diciamo, non è una vostra scelta, dipende da quello che il PNRR aveva, diciamo, nelle sue ragioni sottese. Due, l'altra considerazione, e lo diceva anche questo aspetto la collega, è una sfida culturale quella che attraverso questa azione si vuole portare avanti. Allora, non dimentichiamoci che è soltanto uno strumento, cioè la certificazione della parità di genere non è naturalmente la risposta unica, univoca alla soluzione dei temi della riduzione del gender gap, però è uno strumento che, se utilizzato nella modalità più efficace, può sicuramente essere un'apripista diciamo, al conseguimento di progressioni in termini di sviluppo, di organizzazione, di innovazione stessa, ma come tale deve essere letto. Io questo non mi stanco mai di ripeterlo in tutti gli interventi di questi giorni, cioè passa e muove da un approccio nuovo, culturale del datore di lavoro e di tutte le componenti che all'interno dell'azienda si muovono. E direi è una sfida che coinvolge anche tutti gli stakeholder, quindi noi come sistema delle camere ce ne stiamo facendo carico, ma è un tema che tocca le associazioni, che tocca le imprese stesse, cioè questa sfida è una sfida che potremo in qualche modo ritenere soddisfatta, quindi quegli obiettivi a cui facevo riferimento possiamo ritenere raggiungibili nella misura in cui ognuno faccia la sua parte, quindi le imprese ci mettano la responsabilità di includere concretamente la promozione della parità di genere nella loro cultura aziendale, le parti sociali che assumano questo obiettivo come obiettivo centrale delle relazioni di lavoro a tutti i livelli, e direi di tutti gli stakeholder, tanti chiamati in qualche modo a intervenire in questa operazione così importante. Veramente un ultimo cenno, perché si parlava di impegno del sistema. Accanto a questa attività, su cui concentriamo ovviamente l'attenzione oggi e a cui, insomma, vogliamo dare un taglio fortemente operativo attraverso appunto la presentazione nei dettagli dell'avviso che è di prossima apertura, il sistema camerale in questo momento altresì impegnato in un'altra azione importante tesa a favorire la promozione dell'imprenditorialità femminile. Sta supportando in Italia nella realizzazione del piano nazionale per l'imprenditorialità femminile, anche questo sfida PNRR, anche questo un impegno che ci vedrà in movimento fino al 2026 e che prevede tutta una serie di azioni che riguardano i territori, che riguardano le imprese, focalizzato fortemente sui temi della formazione e con una parte e un'azione di interesse importante anche per il mondo delle scuole, per avvicinare ragazze, studentesse e studenti alle materie STEM.
Unioncamere Veneto è molto sensibile su questi temi, stiamo già lavorando per la definizione di un incontro all'inizio del prossimo anno che farà parte, diciamo, del piano di azione di cui vi dicevo, quindi insomma ci sono tutte le premesse per anche continuare nel lavoro che avviamo poi oggi nello specifico. Grazie e buon lavoro a tutti. Dottoressa Labbia, grazie per il suo intervento chiaro, puntuale, preciso. E quindi la parità di genere come uno strumento proprio di cambio culturale che serve per migliorare le nostre aziende da un punto di vista anche organizzativo e naturalmente anche per migliorare noi imprenditrici attraverso quelle azioni che questo protocollo di certificazione ci permette di assumere attraverso comportamenti, attraverso linguaggi, attraverso azioni che indubbiamente guardano anche all'aspetto più ampiamente valoriale. Quindi uno strumento tra l'altro che crea anche rete e quindi inclusivo e uso questo termine olistico a 360 gradi. Grazie ancora. Ma quali sono gli incentivi nazionali a supporto della certificazione della parità di genere? Dottoressa Maria Valeria Pennisi, a lei la parola. La ringrazio. Condivido le slide con cui vado a presentare il mio intervento. Spero mi sentiate e vediate correttamente le slide. Grazie. Io, appunto, come già anticipato, sono Maria Valeria Pennisi, sono responsabile dell'area regolazione del mercato e incentivi di Dintec, che è, diciamo, la seconda struttura in-house dell'Unioncamere impegnata appunto nel dare supporto a Unioncamere in qualità di soggetto attuatore in questa iniziativa. E il quadro di riferimento lo hanno tracciato bene gli interventi che mi hanno preceduto, però ecco qualche dato giusto per vedere quali sono poi concretamente gli elementi di arretratezza che vive il nostro paese sul divario di genere, sia per quanto riguarda l'occupazione femminile, sia per quanto riguarda i livelli salariali che contraddistinguono poi l'occupazione femminile, sia nel privato che nel pubblico. Questo è ciò che poi ha dato quindi diciamo, l'avvio a un processo anche normativo, un processo di normativa tecnica a fianco a quella di tipo cogente, e da questo quindi nasce la prassi di riferimento UNIPDR 125 nel maggio del 2022. Si tratta quindi di una linea guida per la definizione di un sistema di gestione per la parità di genere che appunto prevede tutta una serie di requisiti e di KPI, cioè Key Performance Indicator, riguardante proprio il tema della parità di genere nelle organizzazioni. Innanzitutto, la precisazione che possiamo fare è che diciamo, la prassi di riferimento è applicabile a tutte le tipologie di organizzazioni, quindi non soltanto le piccole e medie imprese, ma neanche soltanto le imprese, ma anche organizzazioni di tipo pubblico o enti di qualsiasi natura. E volevo fare giusto qualche passaggio per entrare un pochino più nel merito della prassi di riferimento per chi di voi non la conoscesse già nel dettaglio. Si tratta di una prassi che è divisa in 6 aree tematiche, ciascuna area ha un suo peso percentuale, diciamo, nell'ambito della definizione degli obiettivi. Le 6 aree sono la cultura e strategia, la governance, processi di HR, opportunità di crescita e di inclusione delle donne in azienda, equità remunerativa per genere e tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro. Per ciascuna di queste 6 aree è poi individuato un set di indicatori di tipo quantitativo e di tipo qualitativo che appunto ripercorrono diciamo, le caratteristiche di un'azienda inclusiva in cui appunto diciamo, si dà attenzione alla valorizzazione dei generi. E,
Ovviamente di questi 33 indicatori, diciamo l'applicazione è di tipo progressivo, nel senso che a seconda della dimensione aziendale, sarà applicato una parte o tutti di questi indicatori, per cui le micro e le piccole imprese hanno sostanzialmente la necessità di applicare, soltanto una quota di questi 33 indicatori, quelli che sono stati ritenuti dalla prassi di riferimento più applicabili, più diciamo adeguati alle piccole e medie imprese, mentre invece le imprese di grandi dimensioni dovranno soddisfare, diciamo, dovranno trovare delle risposte rispetto a tutti e 33 gli indicatori. La certificazione avviene laddove l'impresa è in grado di dare evidenza del raggiungimento di almeno 60, il 60% del punteggio attribuibile a questi diversi indicatori. E quindi diciamo c'è sostanzialmente una soglia minima e poi come in tutte le norme tecniche di riferimento sui sistemi di gestione per la qualità, ovviamente con il tempo si richiede anche all'azienda che cresca, maturi ulteriormente nel suo livello di applicazione del sistema di gestione per la parità di genere. E ecco, poi giustamente la collega diceva che non è sicuramente l'unico modo di interpretare la parità di genere, però ecco, per esperienza, diciamo, vissuta personalmente, ma anche appunto per diciamo, conoscenza della prassi di riferimento, la prassi è sicuramente utile per un momento di riflessione su quelle che sono anche le caratteristiche della struttura organizzativa. Perché se è vero che, diciamo, in certi ambienti ci si sente, ecco, qui siamo forse anche abituati a parlare di imprenditorialità femminile, quindi, diciamo, ci sono ambienti in cui questi livelli di conoscenza sono senz'altro già noti e applicati, ma tuttavia appunto la prassi costringe in qualche modo a fare una riflessione su tanti aspetti che possono rivelarsi interessanti per chi abbia una sensibilità su questo ambito. E ecco, abbiamo detto applicazione della politica di parità di genere, pianificazione, attuazione delle politiche e chiaramente monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Tutto questo appunto si crea con un sistema di gestione in cui diciamo un complesso armonico di documentazione, monitoraggio, indicatori, comunicazione interna ed esterna, che è un elemento fondamentale su cui la prassi insiste fortemente. Ecco, veniamo a noi per quanto riguarda invece l'iniziativa che vede coinvolta Union Camere come soggetto attuatore e appunto il Dipartimento Pari Opportunità come soggetto promotore. I due soggetti hanno sottoscritto un accordo di collaborazione che prevede appunto una dotazione finanziaria di 8 milioni dedicata proprio a diciamo, finanziare e incentivare l'applicazione dei sistemi di parità di genere e una serie di obiettivi da raggiungere da qui al 2026. E veniamo poi a quelli che sono, diciamo, i passi che hanno consentito di prepararci poi al bando degli incentivi per le piccole e medie imprese. Innanzitutto, quello che è stato fatto è la creazione di un elenco di organismi di certificazione che siano accreditati per la certificazione sulla PDR 125 e che abbiano aderito alla iniziativa promossa da Union Camere, quindi che abbiano in qualche modo sottoscritto quelle che sono le condizioni anche di rendicontazione delle attività su questo avviso. E quindi attualmente abbiamo 46 enti di certificazione che sono accreditati da Accredia, l'ente nazionale di accreditamento riconosciuto con il regolamento comunitario 765 del 2008. Sono 46, come dicevamo, gli enti di certificazione che operano in questo ambito. E di questi 40 sono quelli che attualmente fanno parte di questo elenco di organismi. È un numero che è senz'altro destinato a crescere perché sono già in corso
corso diciamo, le procedure amministrative di iscrizione di ulteriori 4 organismi di certificazione in questo elenco, quindi è un, diciamo, un numero che va costantemente ad aggiornarsi. E poi ecco, effettivamente considerando anche la giovane età della prassi di riferimento, il successo che questa prassi ha avuto è considerevole proprio per i vantaggi, diciamo, economici da un lato, ma anche reputazionali dall'altro, e quindi sono diciamo, già diversi gli organismi di certificazione che si sono attivati in questo ambito. L'altro atto preparatorio che Unioncamere ha compiuto in vista della pubblicazione dell'avviso per gli incentivi alle piccole e medie imprese è la definizione di un avviso per selezionare un certo numero di esperte ed esperti con riferimento appunto alla prassi 125. E questo perché, diciamo, nell'avviso, lo vedremo ora nel dettaglio, Unioncamere fornirà anche tutta una serie di servizi di assistenza e accompagnamento alle imprese, diciamo direttamente per il tramite appunto di questi esperti. E è già stato presentato, già stato pubblicato l'avviso la scorsa estate, il 28 luglio del 2023. È stata prevista una prima finestra per la raccolta di candidature. Quindi per l'inserimento nell'elenco degli esperti. Questa prima finestra ha consentito la formazione di un elenco a cui sono attualmente iscritte 58 tra esperte ed esperti. Ci sarà, per chi dovesse essere interessato, una successiva finestra che si aprirà il 15 gennaio del 2024 e si chiuderà il 5 febbraio del 2024. In questa ulteriore finestra sarà possibile comunque appunto presentare la propria candidatura rispetto ad una serie di requisiti che vengono richiesti per l'inserimento e entrare così a far parte di questa rosa di consulenti di cui Unioncamere si avvarrà per fornire servizi di assistenza e accompagnamento alle imprese. E veniamo poi appunto a quelle che sono le linee di azione della iniziativa e che sono gestite direttamente dal sistema camerale. Innanzitutto distinguiamo questi servizi in due tipologie, in due grosse macro categorie. Una categoria di servizi sono destinati a tutte le imprese, quindi indipendentemente poi dalla partecipazione all'avviso per le imprese per ottenere le agevolazioni previste e una seconda linea di servizi sono invece poi dedicati alle imprese che presenteranno domande di contributo e che risulteranno essere beneficiari. In primo luogo, fra i servizi per tutte le imprese, annoveriamo i servizi di informazione, quindi abbiamo attivato tutta una serie di canali per poter fornire informazioni non soltanto sull'avviso specifico, sulla partecipazione all'avviso, ma anche, diciamo, sul tema della parità di genere, sulla prassi di riferimento. In secondo luogo, Unioncamere si è fatta promotrice della predisposizione di una sorta di kit documentale per l'implementazione del sistema di parità di genere che diciamo, è dedicato a tutte le imprese, ma non soltanto alle imprese, insomma a chiunque, a qualunque tipo di organizzazione voglia in qualche modo approcciare a questo tema, anche se poi non, diciamo, per le sue caratteristiche non rientra fra i possibili beneficiari del bando. Abbiamo detto poi ci sono servizi dedicati in particolare alle imprese che ottengono i contributi e le agevolazioni e questi sono contributi per l'assistenza tecnica e l'accompagnamento alla certificazione e poi servizi di certificazione vera e propria a fronte della prassi di riferimento. Nel dettaglio andiamo a vedere quelle che sono i servizi di informazione, ecco, su questo magari come dicevamo in apertura è bene prendere nota perché appunto ci sono dei canali istituzionali di riferimento, sono il sito di Unioncamere, sono un sito che il Dipartimento per le Pari Opportunità ha predisposto, allestito appositamente, che è
certificazione.pariopportunità.gov.it, c'è poi un sottosito del sito istituzionale di Union Camere che è dedicato specificamente proprio alle misure di cui stiamo parlando. Vi ricordo l'indirizzo che è certificazioneparitadigenere.unioncamere.gov.it. È importante questo sito perché è il luogo dove poi è stato pubblicato l'avviso di riferimento e dove trovate tutte le informazioni per la partecipazione, oltre che appunto quello che abbiamo detto, il kit documentale ed altri materiali di riferimento. Abbiamo poi una casella di posta elettronica dedicata, la casella è avviso@paritadigenere.net. Mi raccomando, senza l'accento sulla parità. E questa casella è appunto dedicata a chiunque volesse richiedere informazioni, non soltanto per la partecipazione all'avviso, ma anche insomma, in generale sui sistemi di gestione per la parità. C'è un servizio di assistenza telefonica al numero che vedete riportato qui sopra e molto importante, sempre sul sottosito di Union Camere, è presente un elenco di FAQ, quindi di domande frequenti, dove potrete trovare appunto risposta a quelle che sono le domande che più frequentemente ci vengono poste e che quindi abbiamo ritenuto di condividere, diciamo, con tutta la platea delle imprese. Veniamo poi al kit di documentazione tecnica che dicevamo. Si tratta chiaramente di schemi di documentazione per l'implementazione del sistema di parità di genere in conformità alla UNIPDR 125. Sono chiaramente documenti che danno dei suggerimenti su come andare a predisporre, andare a personalizzare per la specifica realtà aziendale, come declinare, diciamo, i requisiti della PDR. Si dividono sostanzialmente in tre tipologie di documenti. Abbiamo una documentazione regolamentare strategica, fanno parte di questo la politica per la parità di genere, il piano strategico, il cruscotto dei KPI, cioè degli obiettivi di riferimento e tutta una serie di altri documenti. Abbiamo poi una documentazione gestionale, si tratta prevalentemente di quelle procedure che sono diciamo necessarie, di cui è necessario dare evidenza, che è necessario documentare per poter dare poi evidenza dell'implementazione del sistema di gestione. E poi abbiamo una documentazione operativa fatta di modulistica, documentazione e registrazioni utili per anche qui dare evidenza dell'applicazione del sistema. Questo kit documentale è stato predisposto da Union Camere con la collaborazione di Intech diciamo, è frutto anche della condivisione con un gruppo di lavoro di cui hanno fatto parte Accredia, l'ente italiano di accreditamento, e l'UNI, che è diciamo, l'ente di normazione che ha realizzato la prassi di riferimento. Quindi diciamo, ha una sua validità ulteriore e condivisa. Veniamo poi a quelli che sono i servizi invece dedicati esplicitamente alle imprese che intendono presentare domanda all'avviso. I servizi sono di due tipi. Il primo tipo è quello cosiddetto di assistenza tecnica e accompagnamento. In questo caso, appunto, sono previste due tipologie di attività, quella rubricata sotto la lettera A che prevede l'applicazione e la personalizzazione degli schemi di documenti per l'implementazione del sistema di gestione e il supporto alla predisposizione delle registrazioni per favorire l'applicazione del sistema stesso. Quindi, diciamo, tutto il supporto consulenziale che viene fornito all'impresa che deve approcciare appunto all'applicazione della prassi di riferimento. Abbiamo poi i servizi rubricati sotto la lettera B che prevedono la preverifica della conformità del sistema di gestione ai requisiti della UNIPDR 125, diciamo una sorta di pre-audit che viene fatto sull'impresa prima diciamo, dell'audit di certificazione e che diciamo, serve a dare anche un po' di tranquillità all'impresa sulla possibilità di
affrontare con successo questa certificazione. Le domande di contributo quindi possono essere richieste sia per un servizio di tipo completo, quindi richiedendo sia i servizi di cui alla lettera A che quelli di cui alla lettera B. O altrimenti, diciamo, nell'ipotesi che appunto l'impresa abbia già in qualche modo nel suo percorso implementato il sistema di gestione per la parità e sia sostanzialmente pronta per la certificazione, è possibile richiedere anche il solo contributo per l'attività di tipo B, ovvero per questa pre-verifica della conformità del sistema di gestione ai requisiti della norma. Questo perché, diciamo, suggeriamo comunque anche per chi dovesse essere già pronto di usufruire di questa tipologia di servizio, proprio perché diciamo, i contributi per i servizi di certificazione sono erogati chiaramente alle imprese che poi con successo affrontano questo percorso, per cui diciamo, per una maggiore tranquillità è più opportuno avvalersi comunque almeno di questa seconda tipologia di servizio. Per questi servizi, appunto, la misura dà una dotazione complessiva di 2,5 milioni e, come dicevamo, sono erogati attraverso servizi che vengono resi alle imprese, quindi non vengono dati delle risorse direttamente alle imprese, ma alle imprese vengono, diciamo, sostanzialmente forniti i servizi di assistenza. E la seconda tipologia di servizi di cui le imprese possono, per i quali le imprese possono richiedere i contributi sono quelli dei servizi di certificazione, in questo caso appunto finalizzati all'ottenimento della prima certificazione secondo la prassi di riferimento, quindi non è possibile agevolare eventuali verifiche di sorveglianza di mantenimento. Questa misura è diciamo, indirizzata proprio a incentivare la certificazione, per cui è possibile usufruirne soltanto per le imprese che non siano già certificate. E in questo caso sono finanziabili tutte le attività previste dalla certificazione, quindi l'esame della domanda, la verifica documentale, la verifica in sede, il rilascio del certificato. E ovviamente questi servizi sono agevolabili nel caso in cui l'impresa si rivolga a uno degli organismi di certificazione iscritti nell'elenco formato con l'avviso di cui abbiamo parlato poco fa. Quindi anche in questo caso la dotazione complessiva è diciamo, piuttosto ricca perché abbiamo 5,5 milioni di euro che sono dedicati a questo servizio. Viene riconosciuta un massimale di 1.200 euro a giornata. C'è una tabella nell'avviso che troverete dove sono diciamo, definiti i tempi di valutazione e anche appunto questo massimale per ciascuna giornata di cui può usufruire l'impresa. Anche in questo caso l'impresa non riceve materialmente dei soldi perché semplicemente il trasferimento avviene direttamente dall'Unione Camere all'organismo di certificazione che l'impresa ha scelto di incaricare per la certificazione. E veniamo, ecco, poi più specificamente quelli che sono i requisiti per partecipare all'avviso. Allora, innanzitutto facciamo una precisazione perché forse non l'abbiamo ancora detto. Voi sapete forse che questo avviso è stato pubblicato il 6 novembre scorso. È possibile presentare la domanda per l'ottenimento dei contributi a partire dal prossimo 6 dicembre alle ore 10. Alle ore 10 scatterà, diciamo, la possibilità per le imprese di partecipare, di presentare la domanda e quindi richiedere i contributi per i servizi che abbiamo visto. Quali sono le tipologie di imprese che possono accedere a questo beneficio? Sono le micro, piccole e medie imprese. È importante specificare che la definizione è quella data dall'allegato 1 del regolamento 650 del 2014, quindi diciamo non soltanto requisiti in termini di numero di dipendenti o fatturato dell'impresa, ma ecco, si deve avere riguardo anche a eventuali imprese collegate, quindi diciamo è importante
fare una riflessione attenta sull'effettivo requisito di piccola e media impresa. Su questo vi dico anche che è presente sul sito una FAQ nella quale c'è anche la possibilità di risalire ad una linea guida predisposta direttamente dalla Commissione che agevola, aiuta l'impresa nel capire se rientra nella definizione data. L'altro requisito importante che vi sottolineo è il fatto che l'impresa deve avere in pianta organica almeno un dipendente e deve avere sia sede legale che sede operativa in Italia. Detto questo, abbiamo ovviamente una serie di altri requisiti che sono il fatto di essere iscritto e attivo nel registro delle imprese, il fatto di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, quindi le imprese non devono essere sottoposte a procedura concorsuale, a liquidazione coatta, volontaria, amministrazione controllata, eccetera, eccetera. Non devono avere cause di divieto, di decadenza o di sospensione secondo la normativa antimafia, non devono, devono essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi e con l'adempimento previsto per le assunzioni e il diritto al lavoro dei disabili, devono essere in regola con l'adempimento previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 2006 numero 198 relativo al rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile. Questo ovviamente è un adempimento esclusivamente obbligatorio per quelli che per quelle imprese che abbiano più di 50 dipendenti. Infine, non devono svolgere una delle attività previste dall'allegato 1 dell'avviso, ovvero devono rispettare il principio di NSH di non arrecare un danno significativo all'ambiente. Quindi, imprese con attività inquinanti, particolarmente inquinanti, sono escluse da questo, dalla possibilità di presentare una domanda di contributo. Questo, diciamo, perché sono le regole del PNRR che in qualche modo hanno declinato questi requisiti. Non perché chiaramente non abbia senso anche per questa tipologia di imprese di approcciarsi alla parità di genere. E ecco, questo è il l'home page del sito di cui parlavamo, quindi certificazione parità di genere.unioncamere.gov.it. In questo sito trovate l'avviso e tutti gli allegati, nonché tutti i riferimenti appunto per la richiesta di eventuali informazioni. E trovate anche il kit documentale di cui abbiamo parlato, che è scaricabile liberamente, semplicemente è richiesta una registrazione, ma insomma soltanto ai fini di tenere traccia di chi e di quanti scaricano questi documenti. Ed è poi possibile anche compilare il test di pre-screening, che vedremo appunto più avanti essere uno dei documenti che devono essere presentati con la domanda di contributo. Quindi specifico il test di prescreening, lo vedete come allegato all'avviso, semplicemente per poterne prendere visione in anticipo, ma poi deve essere compilato direttamente online dall'impresa e quindi è proprio su questo sito che c'è la possibilità di compilare il test. Veniamo quindi nel dettaglio a quelli che sono i documenti da presentare per l'ottenimento dei contributi. Abbiamo detto, diciamo, il primo documento è questo modulo dichiarazioni, lo trovate come allegato 3 all'avviso, ed è un modulo in cui sostanzialmente l'impresa va a dichiarare il possesso di tutti quei requisiti che abbiamo già visto essere necessari per la partecipazione. Il secondo documento è appunto questo risultato di test di prescreening. Il test di prescreening è stato voluto per non tanto per escludere delle imprese dall'ottenimento dei benefici, quanto per verificare che le imprese avessero quel livello minimo di maturità, diciamo, che consentisse loro di intraprendere questo percorso con possibilità di successo, quindi sempre comunque anche a
diciamo, vantaggio dell'utilizzo di queste risorse in modo proficuo. C'è quindi un punteggio minimo che deve essere conseguito dal test di pre-screening, un punteggio che varia anche in questo caso a seconda della dimensione aziendale, per cui si richiede chiaramente il raggiungimento di un punteggio inferiore alle piccole imprese e un pochino più ampio invece alle imprese di maggiori dimensioni. Poi, continuando con diciamo, l'elencazione dei documenti che devono essere presentati, sempre appunto per quelle imprese che occupano più di 50 dipendenti e che quindi sono tenute alla compilazione del rapporto periodico della situazione del personale maschile e femminile, devono in questo caso presentare una ricevuta di avvenuta compilazione per, diciamo, essere certi che siano in regola con l'adempimento. E poi, appunto, nel caso in cui vengano richiesti i servizi di certificazione, viene chiesto all'impresa che presenta la domanda di presentare un preventivo formulato da un organismo di certificazione presente nell'elenco formato da Union Camere. Il modulo, infine, il sistema con cui vengono presentate le domande, il sistema Restart di infocamere, genera un modulo in automatico che deve essere a sua volta firmato dal legale rappresentante dell'impresa e trasmesso unitamente alla domanda. Veniamo un po' a quella che è la dotazione finanziaria di questo avviso. In realtà questo avviso eroga, è destinato ad erogare 4 milioni di euro, quindi in realtà la metà delle risorse complessivamente dedicate all'iniziativa. Quindi, diciamo, ci possiamo aspettare che venga pubblicato un successivo avviso. Si è voluto fare, diciamo, questa prima tranche anche per testare un po' il sistema e prevedere eventualmente qualche modifica nel successivo avviso. Come dicevamo, quindi sono ripartiti proporzionalmente fra le attività di assistenza tecnica e accompagnamento e le attività per la certificazione delle imprese. La dotazione finanziaria è poi ripartita fra nord, centro, sud e isole, secondo, insomma, una proporzione anche relativa alla numerosità delle imprese presenti. E ecco, l'altra cosa che forse è utile ribadire è il fatto che, come dicevamo, la possibilità di presentare la domanda è parte, diciamo, dal 6 dicembre e il bando si chiude al 28 di marzo del 2024, ma chiaramente nel caso di esaurimento delle risorse il bando andrebbe ad essere chiuso anticipatamente. Per la presentazione delle domande è possibile utilizzare esclusivamente la piattaforma restart.infocamere.it. Alla piattaforma si può accedere anche direttamente dal sito che vi avevo mostrato prima. Qui appunto l'utente si deve registrare, dopodiché solo a partire dal 6 dicembre alle ore 10 potrà trovare l'avviso per le piccole e medie imprese, per i contributi alla certificazione della parità di genere e potrà dunque presentare la propria candidatura. Attualmente, chiaramente, se vi doveste collegare al sito di Restart, non trovereste ancora questo avviso, semplicemente perché ancora non è attiva la possibilità di presentare la domanda. Per l'utilizzo di Restart, diciamo, per chi volesse in anticipo rispetto alla possibilità di presentare la candidatura, informarsi su quelle che sono poi le modalità, vi annuncio che a brevissimo inseriremo anche una sorta, sempre sul sito, una sorta di manuale con delle illustrazioni che vi possono quindi guidare nella presentazione della domanda. E infine, diciamo, passiamo a quelle che sono le caratteristiche relative alla fase istruttoria del bando.
La fase istruttoria è una procedura valutativa con procedimento a sportello, per cui non si forma sostanzialmente una graduatoria di merito, ma semplicemente le domande sono ammesse secondo l'ordine cronologico di presentazione e verranno valutate e istruite. Fino appunto alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. In questo caso, ecco, qualche dettaglio in più, l'avviso, voi vedrete, prevede un tempo massimo, per l'istruttoria di, 90 giorni, ma ribadisco, appunto, si tratta di un tempo massimo. Noi prevediamo in realtà di evadere l'istruttoria e quindi rilasciare i provvedimenti di concessione in un tempo decisamente più contenuto. Insomma, quello è un termine cautelativo. Chiaramente, se le domande non dovessero essere complete, viene eventualmente richiesta un'integrazione se dovesse essere mancare qualche documento. Al termine dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il soggetto attuatore determina l'importo dei servizi del contributo per i servizi richiesti, quindi sia per i servizi di assistenza che per i servizi di certificazione. In questo caso è utile specificare che appunto questi contributi vengono concessi come aiuti di Stato in regime de minimis e pertanto vanno, diciamo, a nell'istruttoria poi dovrà essere completata verificando la disponibilità del massimale da parte dell'impresa e vengono poi appunto registrate e prenotate le risorse sui pertinenti registri di aiuti. A quel punto viene emanato il provvedimento di concessione all'impresa che da quel momento in poi riceve sostanzialmente con il provvedimento di concessione le credenziali per poter accedere ad una piattaforma attraverso la quale viene effettuato l'abbinamento con l'esperta o l'esperto. Viene effettuato, nel senso che viene effettuata la scelta da parte dell'impresa, dell'esperto che la assisterà nell'implementazione dei sistemi di gestione per la parità di genere e diciamo, la piattaforma seguirà poi appunto lo stato di avanzamento di questi incontri. Incontri che si realizzano a distanza, quindi sono previste le 5 giornate di assistenza, si svolgono a distanza. Preferibilmente appunto in appuntamenti diciamo di mezze giornate ciascuna, in modo tale che diciamo, visto lo strumento telematico sia un po' più semplice seguire l'attività. Questo salvo che non ci sia poi un accordo fra l'esperto e l'impresa, magari per vicinanza di gestire l'incontro in presenza. Allora, io ho concluso il mio intervento, rimango chiaramente a disposizione per le domande e mi taccio. Dottoressa Pennisi, anche lei molto precisa e molto esauriente in questo, vorrei dire, grande lavoro di squadra dove tutti gli attori sono chiamati praticamente a fare la loro parte, no? Quindi sì, sicuramente c'è tanto da fare ancora, però insomma mi sento anche di dire che tanto stiamo facendo. Io le chiedo, prima di proprio lasciarla, le chiedo la cortesia di lasciare in sovraimpressione la slide nella quale vengono riportati tutti gli indirizzi, i riferimenti agli. È andato via l'audio un attimo, la slide nella quale vengono riportate tutte le informazioni, perché in chat sono già arrivate alcune domande e una di queste era appunto dove trovare tutte le informazioni. Quindi le chiedo la cortesia proprio di lasciare in sovraimpressione la slide che riporta queste informazioni. All'home page. Ecco, io vi chiederei adesso, prima di passare proprio al dibattito di domande e di risposte, vorrei interpellare le imprese che partecipano a questo webinar, chiedendo se
tra di voi c'è qualche azienda che ha piacere di prendere la parola e di portare la propria testimonianza, la propria esperienza su questo percorso di certificazione, sia che sia un percorso che qualcuno di voi ha già, diciamo così, avuto, ma anche qualche azienda che si sta, tra virgolette, non solo certificando, ma qualche azienda che sta anche pensando di certificarsi. Ecco, se c'è qualcuno che vuole rompere il ghiaccio e che ha veramente piacere di condividere anche i pensieri, criticità, domande anche indirettamente, ecco, io lascerei la parola. Quindi chiedo a chi vuole intervenire di aprire il microfono e di chiedere la parola. Prego, chi rompe il ghiaccio? Non c'è nessuno tra di voi che sta pensando di certificarsi e vorrebbe magari condividere quelle che sono? Eccolo qui. Allora, chiedo ad Andrea di prendere la parola. Mi sente Andrea? Lei ha alzato la mano. Mi sentite adesso? Adesso sì, prego Andrea. Ok, scusatemi. Niente, mi chiamo Visani Andrea, brevemente faccio parte di Centro Ufficio da 5 anni, siamo un'azienda leader nell'arredo d'ufficio. Questa appunto prassi, questa certificazione sulla parità di genere personalmente sentita, perché io mi occupo attualmente di appunto certificazioni aziendali all'interno dell'azienda, e mi piacerebbe appunto arrivare a certificarmi in realtà nel più breve tempo possibile, ma appunto in realtà indirettamente vorrei farvi già delle domande, se c'è la possibilità, però ecco, la mia idea sarebbe quella assolutamente di certificarsi, perché insomma tutte le parole che sono state dette fino adesso sono condivise proprio pienamente dal sottoscritto, ecco, quindi è uno dei temi che finalmente, come si diceva all'inizio, sta un attimino venendo più a galla rispetto agli anni passati, ecco. Mi sentite? Sì, la sentiamo bene. Ah, ok, perfetto. Quindi niente, io volevo capire con voi, siccome il sito internet che è stato menzionato, quindi insomma l'home page della certificazione della parità di genere con Union Camere, l'ho visto più volte, volevo capire, cioè io da che momento posso partire con i miei lavori interni al momento della domanda? Cioè, nel senso, io faccio la domanda, devo aspettare appunto a muovermi con gli enti di certificazione e con l'ente consulenziale fino a quando non ricevo appunto la risposta di esito positivo dal bando? Cioè, Cerco di darle una risposta. Allora, diciamo, una prima attivazione con l'ente di certificazione avviene prima della presentazione della domanda. Questa perché in qualche modo dovrete già individuare l'ente di certificazione, sì, cui ritenete di rivolgervi, e comunque richiedere un preventivo, specificando insomma che vi serve proprio ai fini della partecipazione all'avviso. Perché in fase di presentazione della domanda dovrete già presentare questo preventivo. Per quale motivo? Perché in realtà poi l'ingaggio, diciamo, dell'ente di certificazione avviene direttamente fra l'Union Camere e l'ente di certificazione, per cui sarà direttamente l'Union Camere a rimborsare i costi di certificazione all'ente
nel momento in cui ci sarà l'ottenimento insomma, il conseguimento della certificazione da parte dell'impresa. Quindi il primo contatto con l'ente di certificazione diciamo, deve essere addirittura precedente alla presentazione della domanda. Per Infatti, quanto scusi se la interrompo, infatti io ho compilato il pre-screening, l'ho inviato all'ente di certificazione e sto attendendo appunto un'offerta Perfetto. revisionata proprio per quello che In realtà, appena detto. diciamo, l'ente di certificazione non ha necessità del test di pre-screening per poterle formulare il preventivo. Ciò detto, insomma, non gli farà male, sicuramente a modo di rendersi conto di qual è la vostra realtà. Comunque, ecco, per quanto riguarda invece il lavoro di preparazione poi alla certificazione, ovviamente, insomma, lo studio della prassi e diciamo anche un po' cominciare a sperimentare quelli che sono diciamo, l'applicazione dei KPI è un lavoro preparatorio che potrete cominciare a fare già direttamente subito. Mentre invece è soltanto con il provvedimento di concessione che vi daremo la possibilità di diciamo, agganciarvi all'esperto di riferimento che vi assisterà poi nell'implementazione vera e propria della prassi. Quindi, diciamo, il provvedimento di concessione è indispensabile per poter accedere all'assistenza, ai servizi di assistenza tecnica, insomma, questo sicuramente. Però, da parte vostra è senz'altro possibile cominciare a fare uno studio della prassi di riferimento, cominciare a in qualche modo prendere coscienza di quelli che sono i requisiti della prassi e cercare eventualmente di lavorare già sulle procedure da implementare. Questo senz'altro favorirà e renderà ancora più efficace il lavoro del consulente nella fase successiva. Ecco, quindi diciamo che la risposta è no, fondamentalmente. Cioè, nel senso, io non posso ricevere la certificazione prima, nel momento in cui a monte ho fatto una domanda Certo, di genere. questo glielo confermo. La certificazione deve essere comunque successiva al provvedimento di concessione del contributo. Perfetto. E scusi, le faccio l'ultima domanda in realtà. Mi diceva che, tra virgolette, l'ente di certificazione si mette a posto con voi, detta proprio in italiano scorretto. Mentre invece, quindi l'assistenza tecnica e di accompagnamento, Anche gli esperti sono direttamente ingaggiati da Unioncamere, quindi l'impresa sceglie il proprio esperto, verrà messo a disposizione dell'impresa anche un breve profilo degli esperti, in modo tale che, non so, per territorialità piuttosto che per complementarietà rispetto alle competenze già presenti in azienda, si potrà scegliere e anche sulla base delle disponibilità che poi l'esperto avrà dato. L'impresa potrà scegliere il proprio esperto. Dopodiché sarà Unioncamere che ingaggia l'esperto e diciamo, paga la prestazione all'esperto. e quindi è uguale a società consulenziale, cioè No, esperto. faccio una precisazione. L'elenco di esperti che l'Unioncamere ha formato è un elenco costituito esclusivamente da professionisti e non da società. Ho capito. Quindi va bene. Ok. Vabbè, poi lei è stata chiara e la ringrazio, poi insomma, come tutte le cose, poi bisogna un po' viversele, ecco, quindi Certo, al vabbè, momento poi magari le domande vengono anche dopo e avete a disposizione la casella per poter mi scusi.
Sì, Mi scuso. sì, sì. Grazie Andrea, grazie dottoressa. C'è qualcun altro che ha piacere di portare la propria testimonianza? Qualcuno che vuole magari anche proprio condividere il perché, anche da un punto di vista proprio valoriale, si vuole approcciare alla certificazione della parità di genere? Andrea prima diceva che personalmente è sentita questa, diciamo, questa vicinanza alla certificazione della parità di genere. Qualcuno vuole condividere? Mi sentite? Chiara? Sì? Sì, Mi prego, Chiara. sentite? Perfetto. Buon pomeriggio a tutti, io sono Chiara Cioli, lavoro per CNA Veneto Ovest, una società di consulenza che sta proprio certificando un'impresa nell'ambito parità di genere, ovvero stiamo assistendo questa azienda nel percorso per accompagnarli appunto alla certificazione. Devo dire che questa azienda è particolarmente virtuosa, nel senso che ha già delle misure a vantaggio della parità, come il bonus bebè nel momento in cui un genitore, una persona diventa genitore, flessibilità oraria, smart working e quant'altro. Quindi diciamo che siamo anche stati fortunati da questo punto di vista perché appunto è un'azienda con un terreno fertile. La grande sfida sarà quella di implementare il sistema di gestione perché le singole misure sono un vantaggio, però costruire un sistema di certificazione richiede un determinato impegno di standardizzare determinate procedure. Quindi diciamo che la nostra esperienza ci porta a dire che l'impegno ce ne vuole tanto, ci sono alcune aziende che sono più avanti di altre, però tradurre la parità di genere in un sistema di gestione è una grande sfida. Speriamo di farcela. È una grande sfida, ma è questa la sfida a cui siamo chiamati e sicuramente ce la faremo. E grazie Chiara per la sua testimonianza. E Billy, mi sente? Do la parola a lei. Grazie, grazie. Una domanda, anzi, volevo precisare una cosa. Faccio parte di una società che sta avviando, ha deciso di avviare questo progetto di certificazione della parità di genere e lo fa sicuramente per una motivazione molto forte che la spinge verso questa scelta, verso questa, la realizzazione di questo progetto che non è dettato quindi unicamente dal punteggio delle gare d'appalto per l'ottenimento del certificato. A questo proposito hanno deciso di partire e di arrivare alla certificazione in tempi relativamente brevi. Questo avviso adesso ha cambiato un po' la situazione, nel senso che non è chiaro a questo punto l'obiettivo di tempistica che ci dobbiamo dare per il raggiungimento della certificazione. E la domanda specifica è questa. I 90 giorni previsti per la fase istruttoria, che poi possono essere meno, come diceva prima la dottoressa, decorrono dalla data di chiusura dell'avviso, cioè da. No, 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 chiaramente dalla data di presentazione della singola domanda della singola impresa. Ecco, ok, questa mi ha già dato una prima risposta, quindi possono essere, quindi non occorre aspettare, voglio dire, aprile, maggio, giugno per passare poi alla fase di certificazione. Le domande vengono prese in considerazione già al momento della presentazione, cioè quando vengono ricevute. Sì, diciamo che noi a gennaio sicuramente cominceremo ad emettere i primi provvedimenti di concessione. Chiarissimo, quindi ok, quindi la fase istruttoria è graduale man mano che vengono recepite le domande. L'altra domanda riguarda l'adattamento del kit documentale e quindi il ruolo svolto dagli esperti che da quello che ho capito si collegano da remoto e la predisposizione del kit documentale avviene da parte degli esperti oppure da parte dei referenti dell'azienda che procede con la preparazione per la certificazione. Allora, il kit documentale è già disponibile sul sito. Il lavoro che l'esperto farà insieme all'impresa è proprio quello di andare a, diciamo, fare un'analisi dei processi, della specifica impresa per poter, personalizzare, i documenti, per poter
diciamo, integrare laddove fosse necessario con ulteriore documentazione e diciamo, soprattutto seguire l'impresa poi nell'applicazione delle procedure, della documentazione prevista. Quindi diciamo, è un lavoro che l'impresa e l'esperto faranno insieme, ma sulla base di un'analisi che sarà guidata comunque dall'esperto. Grazie, quindi un lavoro in sintonia, mi sembra di capire. Grazie, molto gentile. E mentre aspettiamo la prossima testimonianza, vi pongo, dottoressa, anche una domanda dalle chat direttamente. E confermate che i contributi si possono richiedere anche solamente per ricoprire i costi per la certificazione, quindi senza richiedere l'intervento A e B? Sì, lo confermo. Noi suggeriamo comunque di richiedere almeno l'assistenza di tipo B. Questo perché appunto nel caso in cui non andasse a buon fine la certificazione, il costo della certificazione poi rimane a carico dell'impresa, non può essere agevolato, però è possibile richiedere i contributi anche solo per la certificazione. Perfetto. Un'altra imprenditrice chiede, per il preventivo, l'ente certificatore ha chiesto all'associazione con un codice pratica. A che codice si riferiva? Il codice del test di pre-screening? No, in realtà no. Quello che il preventivo non deve contenere alcun codice identificativo. Sarà in realtà il contratto che verrà sottoscritto tra l'ente di certificazione e l'impresa successivamente al provvedimento di concessione del contributo che dovrà riportare il codice identificativo del contributo che viene concesso all'impresa e il CUP che viene comunicato all'impresa all'atto del provvedimento di concessione. Quindi in fase di preventivo non c'è un codice che deve essere attribuito all'impresa. Questo avviene in fase di predisposizione del contratto che è successivo all'ottenimento del contributo. Perfetto, direi. E un'altra domanda ancora dalle chat. Un imprenditore scrive: noi abbiamo richiesto consulenza per il raggiungimento della parità di genere a una società di consulenza e successivamente ci faremo certificare da uno degli enti nella lista da voi pubblicata. Chiede: possiamo aderire al bando? Sì, come dicevamo, può essere fatta domanda di contributo anche soltanto per i servizi di certificazione. Ottimo anche questo. E le società cooperative si possono certificare, dottoressa? Sì, non c'è una, non è prevista una specifica forma societaria, sempre che si risponda a quelli che sono i requisiti che abbiamo visto, quindi l'iscrizione al registro delle imprese, almeno un dipendente, rientrare nella definizione di piccola e media impresa e tutti quegli altri requisiti che abbiamo visto e che sono puntualmente declinati all'articolo 4 dell'avviso. Benissimo, avevo visto una mano alzata. Marina, vuole prendere la parola? Sì, sono l'impresa sociale. Era la domanda che avevo fatto in chat, però approfitto per dire che noi come impresa sociale siamo una società cooperativa sociale che però è proprio impresa e siamo più al 90% e di più di dipendenti donne con un CDA tutto di donne che ha iniziato già un percorso a prescindere, insomma, questa adozione ultima della parità di genere. Abbiamo già iniziato un percorso, ma proprio perché essendo tutte donne lo sentiamo molto, molto forte come argomento. Abbiamo iniziato con un welfare aziendale molto, come dire, orientato verso la maternità, verso la possibilità di part-time e quindi proprio perché ci crediamo molto e ci interessa molto, volevo capire se come impresa sociale riuscivamo a entrare anche in questo tipo di certificazione, ecco, a prescindere i contributi.
ci crediamo e vogliamo, come dire, farlo vedere anche dall'esterno, crediamo nella cultura Certo, no, della ma parità. mi preme sottolineare il fatto che qualunque tipo di organizzazione può approcciarsi alla certificazione secondo la PDR 125, quindi senza proprio nessun tipo di eccezione. Per invece l'ottenimento dei contributi sono invece previsti quei requisiti che il bando va a dettagliare nello specifico. Grazie. Grazie a lei, Marina. Matteo, prego. Matteo, mi sente? Allora, dottoressa, continuo con le domande dalle chat. È possibile chiedere il contributo solo per i costi dell'ente di certificazione o è necessario che il contributo sia richiesto anche per la consulenza? E questa domanda abbiamo già Oh. risposto, insomma, è possibile richiedere i contributi anche soltanto per la parte di certificazione. Il voucher copre il totale delle spese? Allora, noi abbiamo, come detto, diciamo dei contributi che sono relativi all'assistenza alle imprese e dei contributi che sono relativi alla certificazione. Per quanto riguarda l'assistenza, ahimè, le risorse limitate ci consentono di dare all'impresa un massimo di 5 giornate di consulenza. Quindi, diciamo, sono giornate che possono essere senz'altro utili all'impresa per implementare il sistema di gestione. È chiaro che anche qui dipende dal livello attuale, insomma, dell'impresa stessa. Se queste giornate possano essere sufficienti o meno a coprire il proprio fabbisogno. Per quanto riguarda invece i servizi di certificazione, abbiamo detto c'è un massimale di 1.200 euro a giornata, 1.200 euro più IVA, che coprono, che devono coprire tutto, quindi il servizio, ma anche i costi di trasferta, insomma, devono essere omnicomprensivi. Sono costi che sono stati definiti con la collaborazione degli enti di certificazione, di accreditamento, di normazione, quindi sono costi che dovrebbero essere sufficienti a coprire effettivamente il costo dell'intera certificazione. Però è comunque previsto un meccanismo per cui se un ente di certificazione facesse un preventivo superiore a questo massimale, la differenza rimane in capo all'azienda che richiede il servizio. Grazie, e vedevo ancora. Chiedo Prego. scusa, dottoressa, forse può essere utile, non l'abbiamo mai detto, mi perdonerà Valeria. È vero che diciamo, non sono contributi che si erogano in modo diretto all'impresa dal punto di vista economico, ma sotto forma di servizi. E quindi, come la collega diceva, sarà Union Camere a, diciamo, pagare per il servizio reso sia il consulente sia l'ente di certificazione. Ma per l'impresa costituiscono degli aiuti di Stato, quindi in ogni modo, nel momento in cui ci sarà il provvedimento di concessione, sarà indicata puntualmente, l'entità del contributo stesso, quindi in funzione del numero di giornate di consulenza di cui intende disporre o dei costi della certificazione. E come aiuto di Stato verrà iscritto per l'impresa all'interno del Registro Nazionale degli Aiuti. Quindi è comunque un aiuto per l'impresa che viene erogato attraverso servizi, ma che comunque ha un valore economico per l'impresa stessa. Grazie allora anche per questa sua delucidazione. Ridò la parola un attimo a Billy, che forse si è dimenticato di chiedere qualcosa. Sì, grazie. Mi è venuta in mente successivamente questa domanda. Dai preventivi che sto vedendo degli organismi di certificazione, non è indicato chiaramente quello che dice l'articolo 10.5 dell'avviso, cioè sembra che l'organismo nel suo preventivo debba indicare alcune cose, debba inserire delle clausole.
tipo che la tariffa è onnicomprensiva di tutti gli oneri, che le condizioni per ottenere il contributo devono riportare la clausola che l'impresa sosterrà i costi in caso di non conseguimento del contributo. Ecco, queste clausole non l'ho viste nei preventivi pervenuti finora dagli enti, sono tassative. Sì, dovrebbero esserlo. Tra l'altro, guardi, abbiamo fatto un incontro proprio la settimana scorsa con gli organismi di certificazione proprio per andare a ribadire questi concetti. Quindi io spero che possano fare una rettifica di eventuali preventivi già rilasciati che non contengono queste indicazioni. Stiamo anche mettendo una FAQ specifica su questo argomento, ma le ribadisco, appunto, abbiamo fatto un incontro apposito con gli organismi di certificazione per andare a precisare questi fatti. Quindi il suggerimento è, se avete già individuato fra gli enti di certificazione quello a cui volete rivolgervi, magari fatevi formulare un preventivo che contenga effettivamente queste specificazioni. Grazie. E proviamo adesso con Matteo, che prima non sentiva. Matteo, vuole formulare una domanda o portare una No, no, sì, ma avete ampiamente risposto. Grazie, perfetto. Grazie mille. E, dottoresse, si possono avere dei documenti informativi, degli indicatori per poter sapere se è applicabile ad un'azienda la parità di genere ed in specifico su quali punti si basa? Allora, faccio innanzitutto una precisazione. La PDR 125 è scaricabile gratuitamente dal sito dell'UNI. Sempre previa registrazione, per cui chi volesse diciamo cominciare ad approcciare a questo argomento utilmente può scaricarsi la prassi e verificare appunto quali sono i requisiti. In aggiunta a questo vi dico che anche nel kit documentale è presente il famoso cruscotto degli indicatori, quindi proprio l'elencazione puntuale di quelli che sono gli indicatori presi in considerazione dalla prassi di riferimento e rispetto ai quali quindi l'impresa può già in qualche modo andarsi a misurare, insomma andare a verificare le proprie rispondenze. Interrompo un attimo le domande, c'è qualcuno che vuole portare la propria testimonianza o ha piacere di condividere sul perché sente l'esigenza, il bisogno di adottare la certificazione della parità di genere? Chiaro, al di là di quelli che sono gli aspetti proprio propriamente tecnici di certificazione e dei benefici che l'impresa avrà. Allora, proseguo con un'altra domanda. Il contributo di assistenza di 4 giornate potrebbe essere assegnato parzialmente o sempre se assegnato della durata di 4 giornate più quella di pre-audit, naturalmente? Dunque, il contributo viene assegnato in modo integrale. Come dicevamo, possono essere richieste 4 più una giornata o una giornata soltanto. Queste sono le due possibili scelte. Però è possibile, l'avviso lo prevede, un meccanismo di eventuale rinuncia ad alcune giornate assegnate. Cioè, se nel corso del lavoro che l'esperto e l'impresa fanno ci si rende conto che l'impresa è già pronta per la certificazione, l'impresa può effettivamente, compilando una semplice richiesta, richiedere la riduzione del contributo e quindi diciamo la non erogazione di alcune giornate di assistenza. Questo diciamo può essere soprattutto per il fatto che in questo modo l'impresa, come dicevamo, sono aiuti di Stato, non va a erodere il massimale del de minimis che viene assegnato, insomma, quindi può avere questo vantaggio per l'impresa. Un'altra domanda, chiedono: il consulente verrà pagato direttamente dal gestore del bando come per l'organo certificatore? Sì, confermo.
Perfetto. E poi, dottoresse, quali sono i requisiti per rientrare come consulente esperto, cioè per essere quell'esperto che poi va ad essere inserito in questo elenco, no? Gli esperti all'accompagnamento. Quali sono i requisiti? Che allora, i requisiti sono molto compositi, quindi è difficile ricordarli tutti, però sul sito, sempre sul sito https://certificazioneparitadigenere.unioncamere.gov.it trovate anche, oltre all'elenco, trovate anche il link all'avviso per gli esperti dove sono declinati puntualmente i requisiti. Sono comunque requisiti che vanno su chiaramente la conoscenza della prassi di riferimento, quindi di cui si dà evidenza attraverso la frequenza di corsi o attraverso le docenze o attraverso attività consulenziale che si è già erogata a imprese su questo tema. Sono poi requisiti che prevedono competenze in tema di diritto del lavoro, perché la prassi insiste molto su quelle che sono anche diciamo le pratiche di gestione delle risorse umane. Sono poi competenze relative ai sistemi di gestione per la qualità, questo perché comunque parliamo di un sistema di gestione che insomma, in qualche modo ricalca quelli che sono gli schemi anche della norma ISO 9001, per cui questo tipo di competenza noi riteniamo che sia senz'altro utile per chi poi si trovi ad affrontare una consulenza su questo ambito. E poi ci sono anche ulteriori competenze, la possibilità di dimostrare la propria competenza attraverso esperienze fatte in qualità di auditor per enti di certificazione su questo tema, ma come pure esperienze in tema di SA 8000. Insomma, sono compositi, ciascun requisito corrisponde a un punteggio che viene attribuito e anche lì si ottiene la qualifica, diciamo, al raggiungimento di un punteggio minimo fra quelli che sono elencati. Grazie dottoressa. Io ricordo anche a tutti coloro che ci stanno seguendo che per le domande che magari potrebbero nascere dopo questo webinar, quindi dopo alla fine di questo webinar, possono comunque indirizzare le loro domande agli indirizzi che vedete sovraimpressione, consultare i siti che vedete in sovraimpressione e dove tra l'altro viene riportata anche un'assistenza telefonica. C'è qualcun altro che ha piacere di chiedere qualcosa? Ecco, gli esperti possono essere anche aziende o solo professionisti con partita IVA, prestazioni occasionali? L'avevamo detto, se non sbaglio, correggetemi, sì, dottoresse, che possono essere solo professionisti, giusto? Solo professionisti con partita IVA, non prestazione occasionale. E c'era, mi scusi, anche un'altra domanda che riguardava la compilazione del test di pre-screening, in cui si chiede se i dati richiesti sono riferiti alla situazione attuale del personale, perché ci sono alcuni dati chiaramente sul personale, o ai dati consolidati al 31 dicembre 2022. Allora, in questo caso noi suggeriamo di prendere in considerazione i dati consolidati del personale al 31 dicembre 2022. O comunque all'ultimo bilancio disponibile, ecco questo. Dati consolidati. Sì, dati consolidati, perfetto. Qualcun altro? Approfittiamo di questo tempo che ci rimane, se avete altre domande da condividere, abbiamo le dottoresse tutte per noi. Dottoresse, voi avete bisogno di aggiungere qualcosa? C'è ancora in chiusura proprio... Siete state fantastiche, avete esposto in modo molto chiaro e anche molto esaustivo, devo dire, se c'è qualcosa che comunque avete piacere aggiungere.
Forse se posso, Valeria, ma non riguarda ovviamente l'avviso nei suoi dettagli, però può essere importante far passare anche il messaggio che l'aveva detto la collega poco fa. Questa è una prima finestra, quindi l'avviso che parte il 6 di dicembre costituisce il primo momento di una chiamata. Ciò non significa che non ci sia, anzi ci sarà un'apertura poi successiva. Dico questo non per disincentivare, anzi il nostro interesse è ad avervi numerosi da subito, però è anche vero, come abbiamo detto, che per approcciarsi e arrivare pronti a presentare la domanda c'è necessità anche, insomma, di sedimentare un minimo i contenuti dell'avviso stesso. Quindi mi permetto di dire, cogliamo anche l'utilissima occasione di oggi, ma non perché abbiamo parlato noi, ma perché siete stati anche così sensibili con la vostra utenza, per in qualche modo aprire una riflessione sull'interesse e anche avere i tempi per organizzarsi per un momento successivo, qualora l'impresa avesse realmente interesse. Quindi chi già è vicino ai nastri di partenza c'è un'occasione pronta. Chi invece con, diciamo, il seminario di oggi in qualche modo è stato sollecitato, che si attrezzi al meglio. I servizi che vi sono stati raccontati sono servizi che persisteranno e continueranno, come abbiamo detto, anche nei prossimi anni. Anche il servizio informativo resterà attivo a prescindere, diciamo, dall'esaurimento delle risorse. Quindi ci sono anche tutti i tempi e c'è l'occasione buona, direi, propizia perché anche chi oggi sia stato in qualche modo sollecitato possa utilmente poi attrezzarsi insomma, nei mesi futuri. Poi invece di contro, diciamo, ben venga chi è pronto. Rimarchiamo, secondo me può essere utile farlo, che al bando non può accedere chi si è già certificato, anche chi si è certificato in questi ultimi giorni, cioè non è possibile utilizzare il bando per un rimborso spese di un'attività già sostenuta, per intenderci. Tutto quello che vi è stato in modo veramente molto dettagliato presentato dalla collega è rivolto a chi alla certificazione si avvicina attraverso questo strumento. Quindi per usufruire del contributo la certificazione non deve essere già acquisita. Chiarissimo. Marilina, scusatemi, Sì, ma vai. il tuo intervento mi dà l'occasione per ribadire un altro elemento che forse può essere utile. Abbiamo detto che per la presentazione della domanda è necessario compilare questo test di pre-screening, viene chiamato così. Ora, al termine del test di pre-screening possono verificarsi due situazioni, cioè l'azienda ottiene quel punteggio minimo che è richiesto per poter presentare la domanda, oppure no. Nel caso in cui avesse esito negativo il test di pre-screening, direttamente nel test di pre-screening vengono date una serie di suggerimenti all'impresa che non ottenesse il punteggio utile per poter, diciamo, implementare alcune azioni che possono migliorarne la situazione. Quindi il test di pre-screening può essere senz'altro ripetuto dopo aver implementato una serie di misure che possono migliorare la maturità, la sensibilità dell'impresa. E allora proprio quello che diceva Marilina è importante, cioè questa seconda finestra può essere per esempio utile per tutte quelle imprese che oggi non riescano a avere quel grado di maturità che a noi sembra necessario per poter beneficiare con esito positivo di questi contributi, ma si possono affacciare appunto alla seconda finestra utile. È proprio un vero e proprio strumento di accompagnamento in tutti i sensi, insomma, delle aziende. E, se non ci sono altre domande, Ne vedo una. Ne vedo una qui una se... per strada, sì, è questa. È possibile già registrarsi alla piattaforma per la domanda? È questa, vero, dottoressa? Sì, mi riferivo a questa. Allora, la registrazione può essere fatta, però non troverete ancora l'avviso di cui parliamo, perché questo sarà reso disponibile soltanto al momento di apertura della finestra, ovvero, ribadiamolo, al 6 dicembre, ore 10.
Allora, io intanto, in attesa magari di qualche altra domanda dell'ultimo momento, volevo comunque fare un grande ringraziamento a voi, relatrici, perché siete state estremamente esaustive ed estremamente chiare, e non è una cosa scontata. Naturalmente un ringraziamento va anche alla Camera di Commercio, a tutte le Camere di Commercio di tutto il territorio nazionale e anche a tutti i comitati per l'imprenditoria femminile della Camera di Commercio, perché veramente si stanno adoperando per coltivare questa cultura d'impresa femminile di certificazione della parità di genere, che, come dicevo prima, è un grande strumento per un cambio culturale a 360 gradi. E due domande ancora. Do la parola a Giorgia. Prego, Giorgia. Mi sentite? Buonasera. Buonasera. Volevo chiedere questo. Nel momento in cui io ricevo l'autorizzazione per la parte prima consulenziale, quindi ho una prima parte in cui posso fare le quattro giornate di consulenza, poi c'è una sorta di pre-audit di verifica. Quanto tempo ho per gestirmi queste fasi? Perché ovviamente devo capire, se parto da zero, quali azioni devo mettere in atto, e poi per la certificazione, cioè qual è la finestra temporale in cui io posso capire lo stato dell'arte, attivare una consulenza, attivare il pre-audit e poi l'audit di certificazione. Grazie. Sì, dunque i servizi di assistenza devono essere fruiti dall'impresa entro 6 mesi dalla concessione del contributo, dal momento di concessione del contributo, mentre i servizi di certificazione devono essere fruiti entro 12 mesi dal provvedimento di concessione. È poi prevista la possibilità di richiedere una proroga di ulteriori 2 mesi su entrambe le scadenze che abbiamo visto, e questo ovviamente motivando adeguatamente la richiesta. Grazie, e posso chiedere un'altra cosa? Nell'elenco degli esperti compare nome e cognome, o compaiono più dati anche la regione o la provincia di appartenenza? Sì, attualmente l'elenco di esperti che è pubblicato sul sito internet di Unioncamere come risultanza della valutazione che è stata fatta rispetto all'avviso pubblicato riporta esclusivamente nome e cognome dell'esperto selezionato. Quando invece l'impresa verrà dato il contributo, verrà fatto il provvedimento di concessione, direttamente nel provvedimento di concessione saranno presenti le credenziali di accesso alla piattaforma in cui l'impresa entrerà e potrà scegliere il proprio consulente, avendo preso visione di tutta una serie di dati, e quindi sia, diciamo, l'area, il territorio di riferimento dell'esperto, ma anche, come dicevamo, un breve profilo dell'esperto. Grazie. Giorgia, grazie a lei. Adesso do la parola allo studio. Non voglio nominare, come avevamo detto all'inizio, i vostri nomi per una questione di privacy, i vostri cognomi. Quindi do la parola allo studio. Vedo visualizzato studio. Studio è in collegamento, vuole fare una domanda. Non c'è nessuno. Forse abbiamo già risposto, magari, no, alla domanda che voleva fare. No, è ancora qua. C'è qualcuno dietro allo studio? Vedo il profilo con scritto studio. Bene, mi sembra che, insomma, siamo stati anche molto bene insieme. 2 orette insieme sono veramente volate. Spero che abbiate riscontrato positività e che siate rimasti soddisfatti di questo nostro incontro. Ringrazio tutti i partecipanti e rinnovo ancora i ringraziamenti alle ottime relatrici che abbiamo avuto e all'ottimo lavoro che la Camera di Commercio, le Camere di Commercio e tutti i comitati per l'imprenditoria femminile stanno portando avanti per diffondere la cultura della parità di genere.
Un grazie a tutti. Grazie a tutti. E un arrivederci. Grazie, buonasera. Grazie, grazie. Grazie, buonasera. Arrivederci. Arrivederci, Sara.